Tante le iniziative culturali già svolte, diciamo, a Bagnara Calabra a cura della delegata alla cultura del comune, Mimma Garofalo. Stasera inizia anche l'altra rassegna che La l'estate in biblioteca. biblioteca. Sì, devo dire che sono molto soddisfatta per le serate che sono state programmate dall'amministrazione, in quanto ci sono state delle belle serate, abbiamo avuto tanti personaggi interessanti, anche ieri sera c'è stata la presentazione del libro Ricordatevi di Angelica con Bruno Siciliano che all'improvviso ci ha fatto dei passi di recitazione, come il libro che ha presentato il dottor Correale. Devo dire tutte iniziative molto ma molto interessanti che hanno sorpreso anche il pubblico che ci ha seguito. E hanno seguito anche le dirette e sono molto soddisfatta del programma che ho organizzato. E questa sera l'estate in biblioteca inizia tra l'altro con dei locali rinnovati. Sì, la biblioteca purtroppo per quello che sappiamo che è successo a Bagnara, la scomparsa di un giovane ragazzo che la madre è dipendente comunale, abbiamo dovuto rimandare l'inaugurazione e i locali della biblioteca sono tutti rinnovati. Adesso aspettiamo il momento opportuno per poter riprendere questa inaugurazione e far conoscere a tutti i nuovi locali della biblioteca. Comunque la rassegna culturale non è ancora terminata, si concluderà il 31 agosto con il libro di Rocco Bellantoni di Scilla, Il calciatore e la Mecca. Quindi speriamo che possiamo ancora continuare ad avere delle belle presenze e ringrazio il magistrato De Rao che è stato nostro ospite alla Società Operaia e al 31 concluderemo la stagione culturale. Ancora una serata qui a Bagnara per Giuseppe Caccione, Sì, insomma, luogo del cuore, dell'anima. certo. Bagnara rappresenta il punto di partenza dell'artista di Giuseppe Caccione e viene sempre qui volentieri. Sì, molto volentieri, ciao a tutti. Niente, torno ogni anno molto volentieri nel mio paese natio, dove naturalmente partono da qui, parte tutto da qui, dalle mie radici e tutto, anche il fatto del ritmo del suonare. Da quando ero bambino, quando avevo 11 anni, ho iniziato già a suonare la batteria, poi ho avuto la fortuna di incontrare il maestro d'Episcopo, che poi tra l'altro è stato anche il mio maestro, il quale mi disse, di trasferirmi in una città, cioè che ero, diciamo così, un po' sprecato, perché parliamo degli anni 70, dove qua a Reggio Calabria, insomma, i conservatori con le percussioni erano Roma e Milano, e io scelsi Milano grazie al consiglio del maestro d'Episcopo, e tuttora mi trovo, cioè sono riuscito a fare la carriera che desideravo fare. Ecco, a piccoli passi verso il Teatro alla Scala, ecco cosa significa, cosa si rappresenta. A piccoli passi è proprio perché parti diciamo, fra virgolette, parti dal matrimonio, dove io andavo a suonare nei matrimoni, poi piano piano ho fatto dei cantanti, delle cose, e naturalmente verso il Teatro alla Scala, il conservatorio, fare la gavetta e arrivare dove c'è al massimo teatro che può esistere nel mondo. Questo, una soddisfazione così grande e una gioia così grande, senza mai dimenticare le radici da cui provengo. Inizia una nuova stagione per l'estate in biblioteca ed inizia stasera con Giuseppe Cacciola, ma sono tante le serate in programma. Sì, siamo giunti alla settima, mi sembra, edizione, sì. Questa è la settima, infatti. Sì, iniziamo con Beppe Cacciola, un ragazzo. Vincenzo Alì ha scritto la sua tesi di laurea sul maestro, a piccoli passi verso il Teatro alla Scala. Ci saranno diverse serate, sarà un calendario ricco come sempre, con scrittori di un certo calibro. Siamo orgogliosi di poter continuare a portare avanti questa programmazione che già, come ho detto prima, siamo arrivati alla settima edizione. Ecco, tra l'altro ci troviamo all'interno della biblioteca, i locali completamente rinnovati. Sì, abbiamo avuto un finanziamento e i locali sono stati tutti rinnovati,
per cui la biblioteca è più fruibile al pubblico. Abbiamo una bella sala dove si potranno pure in inverno organizzare degli eventi culturali, e cerchiamo di lavorare in sinergia con il consigliere comunale delegato alla cultura per portare avanti quella che è la biblioteca e quella che è la cultura nel nostro paese.